richiesta che ci è venuta prima da Forlì e poi da Varsavia, perché il quadro del giudizio universale potesse per un certo tempo lasciare il museo qui di Grosseto e essere esposto a Forlì prima e a Varsavia poi. Un ponte, un tragitto che attraversa l'Europa portando un po' il nome della nostra chiesa diocesana, il nome della nostra città di Grosseto, ma che porta specialmente un messaggio che è stato espresso e realizzato in arte qui tanti secoli fa e con una ispirazione prettamente francescana. La scena del giudizio universale è una scena molto didattica, significativa, perché il Cristo è il senso della storia, il fine e il finale della storia, ma anche l'eternità della storia, ma lo è in questa sua figura imponente, ma attorno è circondato e ai suoi piedi c'è la croce. Qual è il senso di tutto questo? Il Cristo diventa il Signore della storia mettendosi al di sotto di ognuno, conquistando ogni persona, e per questo è diventato il Signore, il Kyrios, si diceva una volta. È il dono che rende eterna una vita, è il fare a meno di riferire se stessi a se stessi o di mettersi al proprio uso e servizio, ma fare dono della propria vita che rende questa vita anche attraverso la morte immortale, eterna. Questo è il senso della storia del giudizio universale. Ma non è il Cristo da solo, ci sono gli angeli come tutta questa realtà che lo accoglie, ma anche quella realtà che lo ha accompagnato nella storia, specialmente intorno alla croce, e poi alla base queste scene del giudizio universale, dove appare in due scene, è interessante anche questo, proprio la figura di Francesco che conduce i beati, quelli che hanno vissuto seguendo Cristo davvero verso il paradiso. Qual è questo senso, questa aggiunta? Probabilmente ci dice l'origine di questa tavola, ispirazione francescana, forse dei padri, dei frati o dei teologi francescani che avevano dato il supporto biblico, riflessivo, di teologia e di spiritualità, ma anche la figura di Francesco, quest'uomo diventato imitatore di Cristo davvero fino a portare lui stesso nel suo corpo i segni della passione, ma proprio attraverso questa povertà di sé, questo non essere più suo, ma degli altri, dei fratelli e di Dio, che diventa poi quello che accompagna, perché ha imitato Cristo, perché ci insegna il cammino che dà senso alla vita, anche se attraversa dei momenti di umiliazione, di povertà, di dispregio da parte dei poteri o del potente o dei valori del mondo. È interessante questa tavola e che sia stata chiesta questa tavola, perché ha dei temi scomodi, ha dei temi che oggi non trattiamo tanto spesso, nemmeno noi nella nostra predicazione, nella nostra spiritualità. Il senso della vita eterna, il senso anche del come si arriva alla vita eterna, il rischio che di fronte a Cristo la nostra vita scelga altre strade che non portano alla gloria, alla bellezza, ma portano poi all'inferno, al vuoto, all'oscurità, alla lontananza, a fallire il bersaglio della nostra vita. E poi anche questa testimonianza di qualcuno, dei santi, da seguire per fare questo cammino che è in salita. Ci sono delle gradinate da seguire. Sono temi che oggi non è facile trattare, talvolta ci sentiamo un po' moralisti nel farlo, ma invece questo quadro, anche con la bellezza, con la cura, abbiamo potuto vedere guardandolo da vicino, con la cura con cui è stato fatto, ci dicono come avere il coraggio di guardarli veramente, di realizzarli praticamente, significa averli dentro di sé come valori grandi. Una proposta anche attuale, una proposta a noi nel riguardarlo, nel vederlo, una proposta anche là dove sarà esposto, e azzardo, ingrandisco un po' la cosa, ma credo sia giusto il fatto che attraversi l'Europa in questo momento in cui questo mondo
che si è formato nella storia attraverso i temi cristiani riscopra anche questi temi, perché la vita è un grande dono, ma ha questa apertura all'eternità e si passa attraverso la porta stretta del darla alla propria vita per entrare nell'eternità. Sono temi belli, sono temi che ci aprono come una finestra quando ci apriamo a una primavera o a un'aria nuova che entra dentro di noi. Per questo sono contento che la nostra diocesi, il comune di Grosseto, il museo archeologico di arte sacra qui di Grosseto, la sovrintendenza abbiano concesso questo permesso. E l'augurio che questi temi, che è la funzione dell'arte sacra, è direi collaborare all'annuncio e alla catechesi, che questi temi abbiano una certa incidenza, o almeno si abbia il coraggio di metterci sì.
prima sede in cui arriverà, cioè Forlì, il giudizio universale di Guido da Siena, ma non sarà l'unico a partire, infatti a breve sarà il momento anche della partenza della Madonna delle Ciliegie qui accanto a me, che andrà presso il Museo dell'Opera di Siena, in particolar modo verrà ospitata nella cripta del Duomo. E questo è solo il secondo, diciamo, la seconda delle opere che partiranno, perché non ci fermiamo qui, partirà anche il San Michele Arcangelo di Ugolino di Nerio per Varsavia. Sarà l'ultima tappa che le nostre opere effettueranno e siamo molto felici di portare la Maremma in Italia e nel mondo.